Bene, allora il perché, prima di tutto abbiamo qualche novità. La prima novità è il ballo, qua vedete i manifesti, sono dietro anche lì. L'abbiamo fatto a Ferragosto per la prima volta, non è mai stato fatto dalla Saron Servizi Sportiva. Mi risulta che venisse fatto il ballo con un certo successo anni fa lì alla pista di pattinaggio a rotelle. Perché abbiamo iniziato a farlo? Prima di tutto perché ho pensato che una struttura che non innova in continuazione non è una struttura vincente. Noi continuiamo a fare quello che in inglese si chiama fine tuning dei processi, quindi vedere di cambiare gli assetti organizzativi, ad esempio della vasca piccola, li abbiamo cambiati l'anno scorso, c'è cioè sul sito come ci siamo organizzati, lo faremo anche quest'anno. Stavamo parlando adesso di modificare le modalità di iscrizione dal punto di vista organizzativo, perché siccome abbiamo sempre le code di 150-200 persone, avevamo già il numero, metteremo anche dei cordoni che guidano al numero in modo che le persone si infilano, magari gli diamo una bibita fresca così non si stressano più di tanto visto che devono stare le 2 ore. Il ballo sostanzialmente, in quanto sappiamo che c'è una situazione di crisi ovviamente, i servizi sociali, l'assessore e vice sindaco Valerio Vaglione mi ha confermato che praticamente non hanno quasi più disponibilità. Non è che risolviamo i problemi del mondo e neanche di Saronno e delle famiglie, però cerchiamo di dare un piccolo contributo. Nel contempo è anche la voglia di fare qualcosa di nuovo, di cercare di offrire a Saronno, ai cittadini, qualche cosa che non c'è oggi. Il ballo c'è in altre città qua vicino, c'è ovviamente a Milano, c'è Legnano e così via, a Saronno non c'è una struttura pubblica, ma in generale non ci sono strutture che offrono a condizioni economiche questa opportunità non solo di fare un'attività ludico-sportiva, ma anche di socializzazione. Noi abbiamo la fortuna di avere un impianto che è coperto, quindi è diciamo, riparato in caso di temporale, di avere anche un giardino con poltroncine, tavolini, un bar lì vicino. E a Ferragosto non è che tutti hanno ballato, qualcuno ha ballato, qualcuno è venuto, si è seduto, ha bevuto qualcosa, ha chiacchierato in un ambiente piacevole, tra l'altro senza zanzare. La cosa mi ha colpito perché ci sono dappertutto, non ce n'era una. C'erano magari diciamo nel gabbiotto dove facciamo assistenza pattinaggio, la biglietteria, sfortunato chi era lì, però chi era ospite non ha avuto problemi. Quindi abbiamo iniziato a Ferragosto, è stato un lancio, avremmo potuto, cioè è stato programmato prima, non si è riusciti perché ovviamente a Ferragosto sono quasi tutti chiusi a fare i manifesti prima, i cavalieri sono stati danneggiati dal temporale inaspettato, non ne avevamo più, vabbè, tutte queste piccole problematiche organizzative è riuscito comunque perché al di là del numero non particolarmente elevato, è stato molto apprezzato, hanno ringraziato, hanno detto finalmente un'iniziativa nuova, ben organizzata e quant'altro. Quindi dal 31 agosto, venerdì prossimo, ogni venerdì, finché la stagione lo consente, anche perché la pista di pattinaggio può essere chiusa con delle tende laterali, delle cerniere, qualora il tempo diventi inclemente e faccia freddo, contiamo di fare almeno fino a fine settembre, magari fino a metà ottobre. Qualora ovviamente le presenze ci siano. Per contenere i costi non faremo più i manifesti, perché tra l'altro su una cosa così, io sono convinto, la mailing list che mandiamo 3.500 iscritti, il sito nostro, l'abbiamo messo sul sito del comune, facciamo i cavalieri esposti qua, li abbiamo messi in piazza San Francesco, stiamo preparando degli striscioni, ho chiesto oggi l'autorizzazione al sindaco, da mettere in Corso Italia dove si può, con da una parte la promozione di tutti i prodotti della Saron Servizi Sportiva, quindi il nuoto libero, i corsi, la piscina scoperta, il campus, idrobike, fitness in generale e il pattinaggio. E insieme a questo il discorso del ballo.
uno degli sforzi o delle idee che ho avuto per promuovere le attività della piscina è creare una brand identity e direi che ci siamo riusciti perché abbiamo, a differenza di quanto avveniva in passato, dove si facevano degli annunci anche a mano e si sviluppavano i manifesti, adesso facciamo sempre in maniera computerizzata questi tipi di manifesti che hanno lo stesso tipo di layout, di scritte, i riferimenti, i colori che sono verdi o arancio e blu e il logo che deriva dal concorso che abbiamo fatto l'anno scorso. Tra l'altro l'abbiamo messo sulle tessere nuove, mi pare che stia bene, non le abbiamo stampate tutte perché stiamo già unendo anche quelle vecchie, direi che è carino. A costo zero abbiamo fatto anche un piccolo cambiamento. Quindi, aver creato una brand identity consente, o spero consenta, di far riconoscere immediatamente che quando facciamo una promozione con una locandina su internet o eventualmente un manifesto, è un'iniziativa della Sanno Servizi Sportivi. La stagione estiva, com'è andata? Allora, qua ho alcuni dati, è andata direi decisamente bene per quanto riguarda il nuoto all'aperto, il solarium, in quanto a differenza dell'anno scorso siamo stati fortunati, quest'anno siamo stati fortunati, abbiamo avuto giugno, luglio e agosto molto caldo. L'anno scorso era stato solo agosto e settembre bello. Abbiamo avuto, per quanto concerne piscina e solarium, picchi di affluenza di 840 ingressi un mercoledì della settimana, il 22 agosto, oltre 1000 presenze domenica 15 e domenica 22 luglio. Presenze medie di giugno 285, di luglio 459 e di agosto, al 23 agosto, ieri, se non mi sbaglio, 466. Abbiamo anche fatto un piccolo cambiamento che è stato molto apprezzato dai nostri clienti, della possibilità di recuperare il nuoto libero per chi è saltato una lezione. Quindi quest'anno, fino al 24 agosto possono recuperare le lezioni saltate. Per quanto concerne il campus, a differenza della piscina estiva, abbiamo avuto un leggero calo degli iscritti che denota la crisi. Qualche mamma o papà ha detto: io ho tre figli, non riesco più a farle venire, anche se è molto apprezzato l'impianto perché abbiamo prima di tutto diversi assistenti. La struttura è bella, possiamo ospitare i bambini, come ho detto già in altre occasioni, sotto la tensostruttura quando c'è il soleone, mangiano, si devono riposare, fanno i loro giochi, disegni e quant'altro. Continuiamo a dare piccole cose, quindi oltre al nuoto, la ginnastica, il disegno, la palestra. Quest'anno il gioco alle bocce mi pare che non sia organizzato, quest'anno abbiamo fatto il pattinaggio a rotelle. Così li prepariamo a pattinare sul ghiaccio, facciamo anche un po' di marketing, cross selling. Abbiamo avuto comunque a luglio 150 iscritti, agosto circa 60 bambini e nelle ultime 2 settimane di attività sono iscritti 80. Non vi sto a descrivere le tariffe perché mi dilungherei, in ogni caso vi mando l'email. La novità per quanto concerne il campus, anche questa è estremamente gradita, mi hanno fatto anche, non è stata un'idea mia, io l'ho comprata subito, i ringraziamenti personalmente, è l'One Day Campus. Siccome ci sono dei casi in cui la mamma manda il bambino all'asilo, preasilo, prescuola, quello che è, magari necessita di solo 2 giorni anziché 5, prima doveva pagare 5 giorni, adesso fa uno, due, tre, quello che vuole. Il concetto anche qua, lo dicevo anche ieri sera in una delle riunioni che faccio in settimana, è quello di ascoltare sempre le richieste dei clienti. Se sono intelligenti e garbate, l'articolo lo si compra sempre. E non l'abbiamo comprato. Ma rispetto all'anno scorso il campus, come possiamo quantificare la riduzione legata Siamo al 90% circa dei ricavi dell'anno scorso. Quindi è un calo di un certo livello, però non è che è stato un crollo. Consideriamo che l'anno scorso abbiamo avuto un'esplosione rispetto agli anni prima, perché è sempre cresciuto ed eravamo passati come organizzazione numero quindi di assistenti,
e catering e quant'altro, da 140 fino a 184 bambini, quindi adesso la percentuale non mi viene, ma dovrebbe essere il 20% circa. E non possiamo sempre crescere in tutto, saremmo cresciuti se non ci fosse la crisi, comunque è andato bene. Ci stiamo preparando per la stagione invernale del pattinaggio su ghiaccio, vi ho detto che faremo questi striscioni, della brand identity ho parlato, non abbiamo ancora fissato la data, ma guardavo il calendario, indicativamente faremo per il pattinaggio sul ghiaccio 10 novembre 3 marzo 2013. Poi ultimo punto, dal punto di vista finanziario andiamo bene, come siamo andati l'anno scorso, siamo una società fortunatamente liquida perché prima incassa poi paga con i abbonamenti, e siccome controlliamo sempre molto i costi e i ricavi, come abbiamo visto, sono in linea, dovremmo avere, e questo ho visto i dati ieri, un risultato positivo anche quest'anno. Non anticipo per scaramanzie, anche perché al 31 di luglio è così, speriamo che sia altrettanto, se non meglio, il 31 dicembre, ma non ho una sfera di cristallo, non sono in grado di anticipare. A livello infrastrutturale c'è, cioè, magari qualche novità in arrivo, oppure sempre con la crisi prima di fare grossi investimenti? Ma avevo cercato, e ne parlavo prima, siccome sapete, ne ho parlato l'anno scorso, dovrebbe andare a gara l'impianto sportivo. Non lo so come andrà, stiamo discutendo, ovviamente l'amministrazione gradirebbe mantenerla pubblica per tutta una serie di motivi, tra l'altro ad esempio questa piccola iniziativa, una struttura privata non si sognerebbe minimamente di farla. Quindi è abbastanza difficile, a dire il fatto che l'anno scorso abbiamo fatto 59.000, se ricordo 430 euro di utili netti, grande circa, poi non sono utili perché non sono distribuibili, avanzo di esercizio, potremmo fare dei piccoli investimenti o degli investimenti al di là del riallocare correttamente gli investimenti tra la Sano Servizi SPA, la controllante del Sano Servizi sportiva dilettantistica. Avevo pensato di fare una promozione con dei video pubblicitari, abbiamo fatto anche un periodo di contratto di prova, però siccome, diciamo, questa società di pubblicità non è riuscita a fare una raccolta adeguata visto il periodo di crisi, ci siamo fermati. Io non ho voluto fare un mese di prova perché faccio vedere qualcosa ai clienti che poi sparisce, come sarebbe stato, e non è nel mio stile. Avremmo concordato, e lo ripeteremo in futuro qualora ci sia una ripresa, di avere la possibilità di utilizzare, far girare la pubblicità che noi vediamo prima, perché anche contrattualmente deve essere congrua all'impianto, non si fa pubblicità di siti, cose poco simpatiche ovviamente, e non deve essere in contrasto con eventuali sponsor che abbiamo noi, perché ad esempio l'Okeo ci sponsorizza, ci dà i costumi da bagno, non posso fare la pubblicità di un'altra società, e diciamo riproveremo a farlo. Noi avremmo avuto il diritto a un certo numero di ore, se ricordo bene avevo messo 120 minuti, quindi 2 ore di pubblicità delle nostre attività, che è bello far girare, dare informazioni, inizia il giorno X di agosto le iscrizioni, al di là del fatto che avendo il sito, avendo la mailing list eccetera, siamo già abbastanza avanti. Il sito, una cosa che ho dimenticato, sistematicamente rivedo i testi, penso e spero che siano chiari, anche per dare un'uniformità nella comunicazione. Abbiamo le rock stories che sono in altro, le novità, poi quando vengono superate, ad esempio il piccolo evento di Ferragosto del ballo è andato nelle storie, e adesso abbiamo quello nuovo che dal 31 agosto passa là, quindi viene rivisto e aggiornato anche lì. C'è un layout con la brand identity come diciamo nei manifesti. Investimenti, quindi si stava ragionando in quei termini. Cioè, non è il sogno di ingrandire la piscina d'arte nei piccoli? Sì, quello è fermo. Però cioè, diciamo che se dovendo dire una cosa, che un'iniziativa potrebbe essere quella in futuro? Sì, potrebbe essere quella.
diciamo che finché c'è l'incertezza sul rinnovo della gestione non mi sogno minimamente, perché poi uno si trova magari un'iniziativa che non è gradita, aumenta o diminuisce il valore dell'asset, non è il momento di farlo. Ne parleremo l'anno prossimo, la possibilità di fare investimenti c'è, l'anno scorso poco ho detto e vale la pena, perché è una delle cose che consente di fare il ballo senza disturbare il vicinato. Abbiamo un impianto di diffusione sonora dall'alto verso il basso, non credo che ce l'abbiano molte strutture, mi risulta che l'anno scorso è uno dei primi in Lombardia come vendita e funziona bene, perché quando abbiamo fatto Ferragosto sì, c'è sempre quello che si lamenta perché vede la gente, dice c'è rumore, dice c'era alle 3-4 di notte, e l'altro giorno dopo, veramente alle 3-4 di notte qua dormivano tutti perché alle 11 e un quarto, siccome ero qua, lo so, abbiamo chiuso l'impianto e ce ne siamo andati. Ci saranno altre iniziative, altre possibilità. Che praticamente bisogna capire adesso la normativa come si inserisce nella gestione di questo. Diciamo che l'ho seguita abbastanza bene dopo il decreto Tremonti, stavo dicendo Monti, era Tremonti, di Ferragosto del 2011, sono arrivati degli aggiornamenti di normativa a gennaio, poi ce n'è stato uno ancora più recente, alcuni tipi di comunicazione sono chiare, altri un po' meno, sono anche contraddittorie, non solo sul discorso delle società di servizi comunali e altro, ma anche sull'acqua e cose di questo tipo. La posizione del Comune di Saronno sull'acqua è nota, tra l'altro non sono titolato a parlarne, ho detto prima che l'amministrazione gradirebbe mantenere pubblica la struttura. Nel caso in cui si debba andare a gara si possono mettere dei vincoli sulle caratteristiche servizio a scopo sociale che è la piscina, quindi mantenimento di gare con la Rarinantes, presenza di diversamente abili, corsi per loro, tutte le iniziative che noi facciamo da anni e che abbiamo rinforzato, ad esempio a settembre ospiteremo ancora i bambini di Chernobyl e non chiedetemi la data perché non mi ricordo, so che fanno un po' di settimane di nuoto e costo nominale, adesso stiamo vedendo se come l'anno scorso troviamo uno sponsor, diversamente chiederemo al Comune se siamo autorizzati a finanziare l'evento. Lo potrei fare perché non è che mancano disponibilità, non mi va di sponsorizzare con denaro pubblico un'iniziativa piuttosto che un'altra perché non è il mio ruolo. Il mio ruolo è di far girare la struttura, contenere i costi, se possibile aumentare i ricavi, garantire un servizio di qualità accessibile a tutti e un impianto sicuro, ad esempio ci siamo preoccupati, abbiamo aumentato gli investimenti dal punto di vista analisi acqua, non che non li facessimo prima, li facciamo più di prima e non costano 4 soldi, ci sono costati 7-8 mila euro in più, il cambio dei filtri, utilizzo di tutte le tecnologie possibili per garantire soprattutto in un periodo estivo con ovviamente carica batterica che aumenta in virtù delle oltre 1000 presenze al giorno, del caldo e quant'altro, che l'acqua sia sempre sicura e non dia luogo a problemi all'epidermide, non abbiamo mai avuto problemi. Non so se avete altre cose. Qualche curiosità di quest'estate, magari, che ne so, qualcuno che solitamente capita di notte, che magari c'è qualche. Abbiamo avuto un'intrusione, sono stati tra virgolette pescati, poi erano minori, avevano dovuto fare la denuncia, era abbastanza complicato, abbiamo lasciato perdere. Comunque, sì, abbiamo avuto la tromba d'aria che c'è stata a Saronno anche qua, ci ha sfasciato e per fortuna se ne hanno andati tutti, la piccola tensostruttura che è utilizzata dagli assistenti del campus estivo, che è volata in aria, si è schiacciata, spaccato 3-4 rami, abbiamo sistemato, abbiamo buttato la piccola tensostruttura e i danni tutto sommato non sono di rilievo. Ci ha strappato purtroppo l'interno, ma non l'abbiamo rimpiazzato perché a Ferragosto è tutto chiuso, del
l'interno del telone, diciamo i controteli, che hanno un effetto più che altro estetico e di servono a tutire la trasmissione termica, il caldo e il freddo inverno e estate. Comunque li cambieremo, ecco, cambieremo le lampade perché sono vecchie, sono brutte, le sto cercando perché le voglio di un certo tipo che ho visto in un'altra struttura di pattinaggio, non ancora identificate qua, e per il momento direi che è tutto quanto. L'ultimo investimento, come ho detto prima, stiamo facendo le striscioni, ci sarà, come ho detto, uno striscione di promozione dei nostri servizi sportivi, uno striscione di promozione del ballo, e entrambi verranno messi sulla pista di pattinaggio, perché quando balliamo faremo un cross sell ai nuovi clienti del ballo. L'ho già fatto, poi sono un martello in questo, dice grazie, che bello, venite, non voi, perché naturalmente sono persone di oltre 60 anni in genere quelli che ballano, qualcuno era giovane, portate i vostri nipoti, i figli a pattinare sul ghiaccio.